In questo problema dobbiamo semplicemente convertire la lunghezza d'onda che le piante utilizzano per fare la fotosintesi da nanometri a millimetri, quindi il problema è abbastanza semplice. La prima cosa che dobbiamo appunto ricordarci è che un nanometro corrisponde a 10 alla 6 millimetri, ok? Scusate, 10 alla meno 6 millimetri, o viceversa, voi potete immaginare che un millimetro corrisponde a 10 alla 6 nanometri. Perché 10 alla 6, 10 alla meno 6? Perché c'è un salto di 6 ordini di grandezza. Perché se vi ricordate, il prefisso nano indica 10 alla meno 9, mentre il prefisso milli, magari lo scrivo bene, milli, ok, indica 10 alla meno 3. E vedete che c'è un salto di 6 ordini di grandezza, e questo è quello che salta fra l'uno e l'altro. Ora noi dobbiamo esprimere 675 nanometri in millimetri. Ok? Farlo, uno può ragionare così, in modo anche abbastanza meccanico, prima che entri poi l'automatismo. Io dico 675 per un nanometro. E poi dico, bene, quanto vale un nanometro in millimetri? Vado a sostituire 675 per 10 alla meno 6 millimetri. L'ho già scritto in millimetri, ora per scriverlo bene in notazione scientifica devo avere una sola cifra prima della virgola. Ora vedete qui ho 675, questo è come se fosse 6,75 per 10 alla 2, per 10 alla meno 6 millimetri, e quindi il risultato è 6,75 per 10 alla meno 4 millimetri. Ok? Poi proseguiamo con un altro esercizietto in cui ci viene chiesta la seguente cosa. Dice: le dimensioni degli schermi dei televisori e dei computer sono generalmente espresse in pollici. Bisogna calcolare l'area in decimetri quadri di uno schermo che ha i due lati lunghi 15,2 e 11,4 pollici. Quindi rappresentiamo il nostro problema. Quindi avremo 15,2 pollici che si indica con in, che sta per inches, e 11,4 pollici. Allora, onestamente qui la cosa che conviene subito fare non è andare a calcolarsi i pollici quadrati, ok? Ma trasformare subito i pollici in decimetri, che è quello che serve a noi, ok? O insomma, trasformarlo in un'unità del sistema internazionale e poi andare a calcolare l'area. È la cosa, secondo me, più pulita da fare, ma si ottiene comunque lo stesso risultato. Allora, quello che farò io è quello che mi viene più naturale, non vuol dire che poi altre cose non siano giuste. Intanto dobbiamo sapere quanto vale un pollice, quindi in generale un pollice corrisponde a 2,54 centimetri, ok? Quindi qui semplicemente, se vogliamo iniziare, non so, questo lo chiamiamo L1, questo invece lo chiamiamo L2, se vogliamo convertire L1
non faremo altro che impostare una piccola proporzione per semplificare poi l'unità, ma in poche parole moltiplichiamo il numero di pollici, 15,2, per il fattore di conversione, che è 2,54. E quindi facendo questo calcolo, 2,54 per 15,2, quello che otteniamo è 38,6 centimetri. E allo stesso modo, facendo 11,4 per 2,54, quello che si ottiene è 29,0 centimetri. Allora, potrei già convertirlo in decimetri, però invece sfruttiamo, andiamo a fare la conversione dopo in decimetri quadri. Sì, così sfruttiamo, così ragioniamo anche sulle conversioni fra aree. No, se voglio calcolare l'area, beh, è molto semplice, base per altezza, quindi l'area sarà L1 per L2 e quindi 38,6 centimetri per 29,0 centimetri. Se faccio il conto sono 1120 centimetri centimetri, mi dà centimetri quadri, che però non è appunto il risultato che interessa a me. Il risultato che interessa a me, io voglio che venga espresso in decimetri quadri. Benissimo, ora proviamo a ragionare senza farlo in modo meccanico. Ok? Se io faccio un decimetro, se voglio un decimetro quadro, lo ottengo facendo un decimetro per un decimetro. Ok? Se voglio sapere qual è il fattore di conversione fra decimetro quadro e centimetro quadro, basta ragionare. Un decimetro quadro, ok? Quanto co corrisponde un decimetro in centimetri? Corrisponde a 10 centimetri, 10 alla 1, se vogliamo essere precisi. 10 alla 1 centimetri. Quindi guardate, un decimetro quadro corrisponde a 10 alla 1, 10 alla 1, 10 alla 2 centimetri quadri. Come sempre, fattore di conversione fra unità di misura di area, quando si passa da quelle vicine, il fattore di conversione è fattore 100, quindi da decimetri quadri a centimetri quadri si passa di 100 in 100. E infatti, guardate, questo stavo andando verso il risultato, se appunto lo convertiamo in decimetri quadri, qui possiamo scrivere questo come 1,120 per 10 alla 3 centimetri quadri. Se andiamo nel verso contrario, un centimetro quadro è 10 alla meno 2 decimetri quadri. Lo possiamo scrivere qua. Sottolineiamolo con un colore che è questo. E allora 10 alla meno 3 e 10 alla meno 2 fa 10 e quindi rimane 11,2 decimetri quadri. Ok? Sì, qua ho scritto centimetri quadri, ma era decimetri quadri, l'ho convertito. E questo è appunto il risultato che stavamo cercando. Andiamo a svolgere l'ultimo per questo video, se no poi diventa troppo lungo, che ci dice che si stima che il volume dell'acqua presente sul nostro pianeta sia 42 milioni di miliardi di metri cubi. Ok, dobbiamo scriverlo in notazione scientifica e poi fornire l'ordine di grandezza. Ok,
Allora, vi ricordo che come al solito, se vogliamo scrivere in notazione scientifica, dobbiamo di fatto riuscire a esprimere il numero come il prodotto di una cifra compresa fra 0 e 10 e una potenza di 10. Allora, leggiamo un attimino, sono 42 milioni, quindi è un 42 per 10 alla sesta di miliardi. Ok? Proviamo a scriverlo insieme. Sono 42 milioni. In un milione 10 alla sesta, quindi avremo 6 zeri. 42 milioni è questo. Di miliardi. Un miliardo è 10 alla 9. Quindi 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Di metri cubi. Ok? Quindi in totale dovrebbero essere 15 zeri. 1, 2, 3, 4, 5 per 3 fa 15, 42 milioni di miliardi di metri cubi. Eccolo qui. Se lo dobbiamo scrivere in notazione scientifica, come ben detto, dobbiamo avere una sola cifra prima della virgola, compresa fra 0 e 10. Quindi abbiamo, se erano 15, questa è la sedicesima, molto velocemente sarà 4,2 per 10 alla 16 metri cubi. Poi ci chiedeva infine di calcolare l'ordine, di trovare, o meglio, l'ordine di grandezza, poiché questo numero per cui stiamo moltiplicando di 10 alla 16 è minore di 5, ok? Di fatto l'ordine di grandezza è 10 alla 16. Questo è l'ordine di grandezza. 10 alla 16. In questo caso parliamo con ordine di grandezza 10 alla 16 metri cubi.